Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siamo sicuramente, questo è un appuntamento molto importante e lo dimostra il fatto che la sala è piena. Quindi vi ringrazio nuovamente, perché penso che sia davvero un incontro di grande spessore culturale e politico, e lo dimostra il fatto che ci sono personaggi insomma di un grande rilievo che tra poco andrò a presentare. Innanzitutto mi presento anch'io, perché io non sono Paolo Papparella. Purtroppo Paolo Papparella si è influenzato oggi, quindi gli autori mi hanno chiesto se potevo sostituirlo. Io mi chiamo Alessandro Pascale, sono un insegnante di storia e filosofia e collaboro alla redazione di sito Marx21. Ho avuto l'occasione, il piacere di collaborare con gli autori di questo libro, Il volo di Piatakov, la collaborazione tattica tra Trotsky e i nazisti. È stata sicuramente una lettura molto molto utile, un libro estremamente importante che rafforza un cambio di prospettiva storica e politica sul giudizio anche che occorre dare sull'Unione Sovietica, sul periodo di Stalin e di conseguenza anche più in generale giudizio politico sul movimento comunista storico nel Novecento. Sicuramente permette di avere un quadro più articolato, più preciso e di capire meglio le ragioni di alcuni fatti su cui la storiografia di stampo borghese, liberale, idealista, ha marcato con particolare acredine e forza per cercare di distruggere ogni idea alternativa di società, cercando di eternizzare e naturalizzare il modo di produzione capitalistico che sappiamo bene, penso che tutti quelli che sono presenti oggi sappiano bene quali crimini, quali orrori compia quotidianamente nel mondo. È un libro che si pone sulla scia di una serie di altre opere che hanno già introdotto negli ultimi anni un cambio di prospettiva. Io citerò solo tre opere che ho avuto l'occasione di leggere e che mi hanno consentito di cambiare anche a me il giudizio su quella stagione. Vorrei ricordare innanzitutto il libro di Ludo Martens, Stalin, un altro punto di vista. Siamo a metà degli anni 90, Ludo Martens era un dirigente del Partito Comunista Belga e già all'epoca realizzò un'opera che insomma metteva ampiamente in discussione il paradigma dominante, facendo ampio uso di citazioni dello stesso Trotsky e della stessa storiografia trotskista, cosa su cui appunto anche gli autori riescono a, lo stesso metodo utilizzato anche dagli autori di questo libro. Poi è arrivata alla fine degli anni zero l'opera di Domenico Lo Surdo su Stalin, storia e critica di una leggenda nera. Domenico Lo Surdo, purtroppo scomparso un anno fa, uno dei più grandi intellettuali italiani e non solo italiani nell'ambito del marxismo e non solo del marxismo, tant'è che è tradotto in tutto il mondo per le sue opere filosofiche su Nietzsche, su Heidegger e tante altre. E oscurato, tra l'altro censurato dai nostri media, tant'è che io ho potuto constatare anche nel liceo dove lavoro adesso, molti docenti di storia e filosofia non sapevano neanche che fosse morto. L'ultima opera significativa, su cui tra l'altro lo stesso Lo Surdo ha fatto una prefazione, è stato il testo di Grover Fuhr, uno storico statunitense, tra l'altro non di simpatie comuniste,
anzi, che titolò la sua opera significativamente Husserl mentì, mostrando come praticamente tutte, tranne una, dice Grover Fuhr, tutte le affermazioni contenute nel rapporto segreto della destalinizzazione del 1956 fossero di fatto false o ingigantite o manipolate, insomma sostanzialmente andando a rivedere e riscrivere tutto quel pezzo di denuncia politica. La narrazione dell'Unione Sovietica che si trova nei manuali scolastici è però ancora fondamentalmente rimasta a una visione precedente, a una visione liberale e improntata all'anticomunismo e agli orrori del cosiddetto totalitarismo comunista, accomunato ormai dappertutto al nazismo tedesco e al fascismo italiano. Questo lo possiamo constatare e nei manuali, qualsiasi tipo di manuale scolastico, e questo è un grave problema perché impedisce alle nuove generazioni, qualora non entrino in contatto con queste opere o con organizzazioni, con personalità che siano capaci, che possano dargli uno spunto alternativo, di farsi una visione differente da quella che appunto viene loro propinata dalla storiografia liberale. Ciò non è casuale, non avviene per caso. Sappiamo come la lotta di classe si articoli su diversi livelli: c'è un livello politico, c'è un livello economico, questi li vediamo più immediatamente, sono più palesi, li vediamo guardando un telegiornale, li vediamo negli scontri in Parlamento, li vediamo nei luoghi di lavoro, nei conflitti quotidiani con i padroni, con la borghesia, parole forse desuete ma che in realtà mantengono ancora una certa vitalità. Quello che dimentichiamo a volte è che c'è anche una lotta di classe che si svolge nell'arena culturale, che si svolge nelle università, che si svolge sui giornali, che si svolge in televisione, nelle accademie, nelle scuole, e sulle riviste e così via. Gramsci aveva dedicato particolare attenzione a questo tema, il tema dell'egemonia. E forse, insomma, dico forse in maniera un po' eufemistica, negli ultimi decenni non siamo stati in grado, non abbiamo avuto la forza sufficiente per reagire a questa vulgata, a questa offensiva ideologica che è stata attuata contro di noi. Io ho provato personalmente, anch'io, a dare un piccolo contributo su questo tema. Un paio di mesi fa ho pubblicato un libro che ho avuto il piacere anche di far avere a Daniele Burgio, a Massimo Leoni e a Roberto Sidoli, gli autori appunto del Volo di Piatakov. Spero che potremo fare assieme una presentazione. Questo sarebbe questa opera qua che ho regalato adesso anche al professor Galli, grazie, il totalitarismo liberale, con cui provo a ricostruire anch'io, a dare un contributo su come sia stato possibile che il movimento comunista, che la sinistra nel suo complesso, abbia fatto propria, paradossalmente, con poche, molto poche eccezioni, questa narrazione improntata all'antistalinismo. Credo invece che l'antistalinismo e lo stalinismo stesso sia un concetto inventato dapprima in ambito politico dall'opposizione trotskista e poi fatto proprio in ambito storiografico dalla storiografia liberale nell'ambito della guerra fredda, e che siano stati spesi molti, molti soldi per riuscire a conquistare le casematte, le fortezze culturali e politiche del nostro campo. Purtroppo in una buona misura ci sono riusciti. Chiudo questa brevissima introduzione, mi scuso se l'ho fatta lunga, vado a presentare gli ospiti che parleranno. Alla mia sinistra il professor Giorgio Galli, io credo che non meriti parole superflue da parte mia, perché tutti sicuramente lo conoscete, è stato per anni professore
all'Università Statale di Milano, ha pubblicato fior fior di libri, qui ce n'è uno che si intitola, vedo davanti a sé, Stalin e la sinistra, parlate senza paura. Di recente, adesso parlavamo prima, ha ripubblicato anche un libro che si intitola In difesa del comunismo. Io qui avevo comprato qualche mese fa, casualmente, Il pensiero politico occidentale, storia e prospettiva, insomma, ma sono davvero molte le opere che meriterebbero di essere quantomeno anche solo introdotte o accennate. Alla mia destra il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, che parlerà per ultimo, e quindi darò inizialmente la parola al professor Giorgio Galli, poi progressivamente parleranno gli autori del libro, ricordo Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli, che dobbiamo ringraziare per quest'opera, e infine chiuderà Marco Rizzo.